pagi. Assalamualaikum buat semua. Hari ini aku siap-siap mau ke rumah mertua untuk bikin tortel ini. Belajar tortel ini. Dan aku pun gak pernah bikin, gak pernah untuk mencoba khas makanan dari Italia. Oke, sekarang kita ikutin. Aku mau prepare dan pergi ke rumah beliau. See you di sana ya. Have a nice day buat semua. Dan semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. See you, see you. Sampai ketemu di rumah mertua aku. Falla come viene meglio quello che vuoi fare tu. Dove te la puoi leggere? La rigore, le no, no, te la leggi con calma, perché è lunga, lunga, lunga. Grazie. No, mi ha fatto molto strano sta cosa, sinceramente. Cioè, una cosa che poteva essere veramente bella. A me piace questa. Quando faccio il tortellino. Non mi sta bene. Perché è arrivato l'acqua. Ini mulai bikin. Isiannya untuk tortel ini, ciri khas makanan dari Bolonya, dan ini tortellini alla bolognese. Tranquillo, sì, perché specialità è una specialità proprio di Bologna. Alla Bologna. Altre città hanno altre cose, ecco. Ini caranya pertama, ini bersihin mortadellanya. Mortadella Bologna. Mortadella. Allora, bahan-bahannya ini, guys. Ini spesial dari mama mertua untuk bikin video. Yuk, kita mulai gimana cara bikinnya. Mamaku cantik ya. Bahannya nanti ditambahkan kejunya. Mamaku lagi motong. È 400 quello. Ma volevo vedere quanto forno ci metto. Non ancora.
Non è ancora 100, ma 50. Ancora poco. Alex dall'Indonesia. Sì? Fa un profumo. Sampai tercampur rata. Jadi ke profum. Baunya enak sekali. Ini makanan ciri khas dan banyak yang suka. Cheese. Que, ma mortadella, è la cheese la migliore a Bologna, capito? La migliore è più profumata. È più profumata che sarebbe quella che va per i tortellini, ecco. Si deve mischiare bene bene, poi si lascia lì la notte. Quando ho finito lo copro bene, metto in fresco perché è carne cruda. Aspetta mamma, c'è. Adesso ti do, c'è per qua. Me è... Hai il pepe del, sì, che c'è nella mortadella. Vuoi assaggiare? Vuoi sentire? Dai. Lo senti, senti se è troppo salato. Saggialo. Senti anche se si sa un po'. Impara. Senti anche se si sente un po' la noce moscata. Senti, vero? Buono com'è, ma la noce si sente un pochino, la noce moscata. Allora basta. Perché troppo dopo si sa. Ecco, così Nanni ti va, è già fatto. Va messo. Per domani? In frigo, fresco. Poi io domani, quando ho fatto lo sfoglio, parivi, prendo pezzi alla volta, metto dentro una tassa e quell'altro metto in, capito? Perché poi metto si nelle retine. Dopo, sì, no, si secca la carne cruda, stare fuori, naturale, no. Dopo puzza. Anche non va bene. E poi dopo... una mamacu in... Una volta. Mamma Martua. Mamma mia, diranno che non è vecchia che ha già la mamma. Anche io vecchia, mamma vecchio. Importante è stare bene. Sì, è quello, mamma. Stamattina mi sono guardata attorno, ma non c'era il servizio. Ini dia bagno, guys. Jadinya kayak gini. Ini disimpan satu malam, besok jadi dimulai bikin pastanya dan kita akan mulai. Perché tu vuoi provare, che provino a farlo? Mandi la ricetta. La ricetta? Ma lo mando, non lo manda, sì. In Indonesia? Di sì, ma tu a compare. Non lo molto meglio con quello, Nanni. Dove costa meno? Ini tempatnya aja sekarang ya. Bawanya nggak beli di sini. Cinta Indonesia, guys. Sì, da fare, perché se ci metti questo tiene più il dente, se metti solo la bianca si scuoce la pasta. Ah, ok. È un periodo che faccio un po' un po', poi vado anche a occhio, capito? Mi sa di liandesini. Diaduk. Kasih berapa garam? È un po' per lei, dico per quello che faccio io la sfoglia. Aku belum pernah mencoba bikin pasta, guys. Lihat ini ya. Quando io l'ho fatta l'altra volta. Che è venuto, non l'avevo visto, la sento poi quando la impasto o faccio la cosa,
Avevo fatto quelli lì, quelli che ti avevo mandato, perché... Quanti hai bisogno, mamma? L'uomo. Io li metto tutte queste. Ah, tutto? Sì. Per quanti grammi? Prima è 300. No, sono andata a occhio, dopo io lo sento con le mani, sento delle capito? Mani. Dopo sento con le mani. Lia, kalau orang sudah kebiasaan bikin pasta, dia nggak mengukur. Di solito andrebbe. Ukuran berapa tepungnya, berapa ininya. Dan telurnya dia perkirakan 10 butir, tapi nanti dirasakan dengan tangan, dengan feeling untuk teksturnya udah cukup atau enggak. Con Nadia, se adesso c'è più ripieno, magari lo finisco anche tutto. Se me ne rimane l'altra. 1, 2, 3, 10. Queste sono 10, sì. E, se me ne rimane, dopo faccio le taglioline. Con quelle o le più larghettino, quelle sottili, quelle che sembrano gli spaghetti, che c'è a Diego che le piacciono da morire con il burro e il parmigiano. Di solito nelle ricette che vedi sui giornalini dice che ogni uova, ma 100 grammi, 100 grammi un uovo. Sì. Delle volte sai se l'uovo è più grande rimane tenera, se l'uovo è piccolo viene troppo dura. Sì. Allora io vado a occhio quando sento, capito? Lo... Sì, sì, sì. Questo una volta facevano così, poveretti. La mia nonna, la mia mamma. Ho sì, visto in TV. Nelle sfogline anche, nelle sì. Fanno così, sai perché? Perché viene diversa la pasta, è più ruvidina, è più attira meglio il sugo, hai capito? No, mi spiace. Ha specialità per farina, mamma, devo usare. Ah, questa è buonissima, Quella lì anche per i dolci, quella è cara, ma è una io la prendo quando è in offerta, però sì, è una delle migliori, la Gran Mugnaio. E come questo qua, la semola, questo qua della De Cecco è la migliore, la farina. Ok. Vedi? Semola di grano duro rimacinata. Di sini beliau nyampaikan kalau di Itali tepung ini yang terbaik buat beliau, tapi untuk kalian pasti beda. Dan ini campurannya, beliau mau pakai tepung semola. Dan merek ini di Ceko juga sangat bagus buat dia. Ini tipikal. Ini diuleni sampai benar-benar rata, benar-benar menjadi adonan yang siap untuk bikin pasta ya. Kita lihat sampai selesai gimana, karena yang pasti aku sendiri pun belum pernah melihat ya guys. Cukup più viene durina meglio è. Più durina, più... Che durina. Tenera così non andrebbe bene, ecco. Si straccia con la macchinina. Ma anche tirarla a mano, col mattarello, si... Ecco, vedi. Ingat di sini tidak memakai telur ya. Maaf, tidak memakai air sama sekali. Bahan hanya telur. Tidak più la cottura, cottura. Beliau menyampaikan kalau bahan adonannya tidak lengket di kayunya, itu berarti udah siap.
raka più. Pulito. È pulito, pulito. Dopo, dopo, poi domattina comincio sette così. E dopo il passo. Prende una. Ini di sini bisa dilihat benar-benar. Dopo da domattina vedi. Ini pun dengan ada dua cara, bisa langsung dibikin dengan pasta atau didiamkan, bisa diproses besok. Dan kami akan proses besok ini. Benar-benar keras. Aku kalau suruh ngulani gini wes. Mau ya, beli jadi ya. Dan mamaku cuma bikin kalau musim apa musim dingin kayak gini, kayak sekarang guys. Kayak makanan ini tipikal untuk musim dingin dan Natal. Dan adonannya benar-benar keras. Sekarang akan dimasukkan di tempat yang tertutup rapat dan besok kita akan mulai bikin. Questo disegno una volta l'avevano lasci lunghe, già 3-4 anni che non ce l'hanno più. Sì, no, ho visto che la mamma non più. Non ce l'ha più. Sini kasih tepung sedikit ya biar nggak lengket. La farina si va bene anche l'altra. Simpan. Ma non mettiamo in frigo, vero? Sì, frigo. Ah, in frigo. Kita simpan di lemari es. In frigo, se non fuori al fresco. Adesso che è inverno, si può mettere fuori anche al fresco. Tutto rapat. Che da pudara è. Si mettere fuori al fresco. Sampai ketemu besok. Dan buona sera. Impara da sé, nel senso, se tu vuoi, se tu vuoi, tutta paros di ghilegna, guys,
così, aspetta mamma, aspetta mamma. Sì, dai, di là. Sì, di lì, eh. Terus sisa-sisanya ntar bisa dibikin pasta. Terus jadi langsung bentuknya square ya, segi empat. Kalau terbiasa udah bikin sih gampang ya, tapi kalau buat aku sangat-sangat pemula sulit banget. Bukan sulit tapi perlu telaten, pasensa katanya buat bikin gini. Itu pinggir-pinggirnya jadi ambil, disimpan, nanti dibikin pasta. Sekarang kita diisi. Diisi semua sampai penuh. Kayak gini guys. Bisa kelihatannya. Semua harus diisi sampai penuh. Kita ambil helaian yang kecil-kecil gini. Ini nanti dipotong dibikin sup karena. Interessato a questo profilo, le parole di Conte, né io gli ho mai offerto questa posizione, non ritenendolo interessante in Calabria. Oggi, basta che si chiuda, per la prossima nomina deve chiudersi il tortellino, capito? Che nel tempo proscrive servizi in linea con i migliori standard nazionali ed internazionali, quindi l'annuncio dell'accordo tra protezione civile ed emergency per gli ospedali da campo, da domani, dice, i calabresi. Blagger bikin tortellini. E da oggi l'associazione umanitaria di Ginostrada fornirà supporto nei confronti degli ospedali e si occuperà della gestione dei nosocomi da campo. Il ministro Di Maio si dice certo che Strada darà un importante contributo per permettere alla Calabria di uscire dalla crisi sanitaria e definisce il fondatore di Emergency. Io scommetto che te provi anche te dopo casa. Sì, queste forse non si chiudono, no, perché non si chiudono, hai capito? Si rompono. Quando sono buoni da mangiare, però deve avere la possibilità di chiudere. Con queste parole Gino Strada annuncia la sua collaborazione con l'ufficio del commissario della sanità calabrese, la cui nomina aspetta al governo. Ecco, qui va. Rettina. È grossina la pasta, noi la facciamo più sottile. Vedi? Si prende. Eugenio Gaudi, a meno di 24 ore dalla nomina del governo, si era dimesso, precisando che non lo faceva per le polemiche sul suo presunto coinvolgimento in un'inchiesta. Queste vanno grossitine così, vanno bene per la panna. Così, no? Così, poi stretto, torno, perché sennò viene fuori, e poi deve fare l'ombelico, come l'ombelico del mondo. E poi
l'ombelico del mondo, vedi, le due punte, poi si gira e torna alla punta del dito. Quando la sfoglia è più grossa così, questi andrebbero per la panna. Oh, brava, ma già 10 io sono una. No, ma tu così, no, devi girare nella qua, è così. Ok. Tu pensi che gli fa anche la cosa? Ah, sì, anche la così, nella punta del dito. Vedi, vedi, giri torno. Ok. Giri torno alla punta del dito. Sì, vieni intanto che tu lo giri, vedi Nani, intanto questo va chiuso così e poi vedi intanto che tu lo metti sulla punta del dito, con questo viene. Non è mica difficile. Sì, sì, però sì, è questione di abitudine, è quello. Mia mamma quando ne facevo, che io ero piccola, diceva: Laura, vieni a aiutarmi. Di chi ne ha di insam? Quindi di lipar? Sai, basi belum ahli, eh? Belum pernah. Di insam pun aku belum pernah bikin di lipar. Ditekan. Terus ini harus diputer. Belum ahli, guys. Siamo al calcio questa sera, l'Italia gioca sarà ieri. Semoga enggak lepas, ntar hancur ini. Ini buat League, se vince e aritmeticamente qualificato. Jadi bentuknya kayak ini. Ini bikinanku, ini bikinannya mama. Ini mama yang bikin. Lebih bagus ini. Ini punya aku, oke? Okay? Vai a vedere, mamma, come è. Lia tu, young expert. Nah. Bisa dilihat itu. Kepunta della vita. Magari lo scrivi poi che ho fatto in casa, perché quelli che fanno nelle sfogline così hanno delle macchine, ecco, che fanno le sfoglie lunghe. Questo fatto in casa, magari. Poi andrebbe la sfoglia fatta col mattarello proprio. Almeno le nostre mamme e le nostre nonne facevano così. Caccia pure 300 di euro. Tu fai così invece, la punta deve venire, se è grosso, queste le teniamo per la panna, va così, vedi Nani? Sì, è quello, sì. E poi intanto, vedi questo dito, vedi intanto che giri nella punta, questo è venuto già su. Venisse su, spingi, mamma. No, tu fai così. Aspetta che ne prendiamo una. Questa è tutto aperto. Allora, prendimo uno. Prendimo uno. Così. Stringi pure. Puoi mettere nella punta. Tu c'hai anche le ditine sottili. Dovrebbero venire anche meglio. E questo due. Tu con questo dito. Tu con questo dito, tu metti qui la, e tu fai con la mano così. Tirare un po', mamma? Ma sì, viene, non so se tirato, mamma. Così, tortellino, ecco, giri, giralo. Lo giri, si vede proprio l'ombelico. Kaya pussar, katanya mamma, kaya pussar ini. Vedi? Così, poi vedi che io ce l'ho qua, faccio così, vedi che no, tu bisogna lasciare tutti i contenitori, mi sa che li hanno perché traumatici di Covid hanno bisogno di vino, dopo se le vuoi fotografare dentro qua. È un po' eccessivo, è un po' eccessivo, è un po' eccessivo.
pelan-pelan sambil. Bisognerebbe poi ecco fare vedere questi. Dan ini hasilnya questo gira, questi magari sfoglia più grossa per panna, questi per brodo, se vuoi scrivere delle volte che poi quando le fotografiamo possiamo fare vedere. Sì, vanno cotto nel brodo, ma però ha... Ini yang lebih tebal. Mamaku ngomong dimasak sama dengan apa namanya heavy cream ya, lebih enak. Tapi kalau yang tipis, karena tadi yang pertama itu agak tebal, ini yang tipis itu cocok untuk yang kuah. Kalau di Indonesia kayak dimsum gitu sa. Cuma di sini isinya daging sama keju. Kalau di Indonesia kita pakai isi daging ayam atau udang ya, kalau nggak salah. Oke, kita lanjut kerja lagi sekarang guys. Ini hasil yang aku bikin. Di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Untuk tahap belajar aku tekan di sini, tapi ini dari satu pasta aku cuma dapat ini dua. Sedangkan mamaku, lihat tuh perbedaannya jauh sekali. Sini dia lebih cepat, udah lebih telaten dan modelnya pun beda. Dan ini bisa kelihatan tuh. Sekarang lagi proses, masih banyak guys. Ini sementara hasilnya dua. Dan harus dijemur ya, istilah dikeringin. Sumbel ini karena warnanya juga bagus. Sumbelnya kita vedere. Dikeringin biar bisa bertahan lama. Dan cuaca hari ini bagus sekali, jadi bisa lebih cepat untuk proses pengeringan. Bikinan mama ya, bukan aku yang bikin, mama aku tercinta yang bikin. Semoga mama aku sehat selalu dan selalu membuat kertelini buat kami semua sehat selalu buat mama. Ini kalau sudah mendidih, sebelumnya harus kalau fresh bisa fresh, tapi kalau waktu frozen ini kalau sudah mendidih gini dimatikan, didiamkan 2-3 menit. Piccolo tegame mama. No, perché no? C'è tanto brodo, no? Perché vengono su. Perché vengono su, sì, sì, tanto. Sì. No. Questo è buonissimo. Perché ognuno si serve, no? I cannot wait to eat it. Ini super super enak. Bisa dilihat, wow, come Monique. Tante mama, tante mama. Ma questo è un po' sennato, no? Non prende la mia faccia, eh? No, nessuno. Ma che? Sei buono, eh? Lo porta io.
Verdura questa. Per me costa una nostra poeta. No, le infittisce. Ma intanto che mai te la vuoi? Vedi o no? Vedi mamma o no? Sì. Tanti auguri a te, tanti auguri a Topolino. Ma senza... Ma che anno? Dove? Vabbè. Quando cade la mamma? Vedi che non mi ha già vita. Forse l'ho messo dentro. L'ho messo dentro il portacupo. No. Anche qua, anche nelle mani te le sei fatte fare? Ma per cosa? Tanti auguri Diego. Questa è Diego? Si sente bella quando sì. Nonno e nonna. Sul salati? No. Com'è Deno? Un buono e buono. Dopo qua sotto cosa mangi? Verdura. Verdura. La verdura, la carne. Verdura. Verde. Sì, sì. Ma lui gli spinaci che fa la nonna mi piacciono. Vero? Come li fa? Di che è quello? C'è qualcuno? Un giorno ho fatto il passatello. Monica, c'è la tua amica la Monica, Fanta. Allora dico. La tua amica Fanta. Gli ha fatto il passatello alla Monica e ho detto da che ci sono, li faccio anche per la Ma mamma, la...